Politico di fondo è che da quando è al governo il Movimento 5 Stelle perde e perde anche male. In Abruzzo ha dimezzati i voti, in Sardegna credo che sia un caso da manuale di politologia di un partito che in un anno rispetto alle politiche perde 32 punti. E c'è poco da fare, in Abruzzo politicizzò molto il voto in maniera estremistica e cacciò Di Battista e andò male, qua ha fatto di più il moderato, anzi non ci sono andati per niente ed è andato male. Quando non ne azzecchi una significa che c'è una questione di fondo e la questione di fondo oggi è una crisi identitaria, cioè i 5 Stelle non si capisce chi sono perché in questi mesi di governo hanno dimostrato una totale subalternità alla Lega e sono di fatto diventati una costola della Lega. Abbiamo visto sul voto della Diciotti, dove hanno allo stesso tempo perso l'anima sulla questione della legalità, pur di salvare il governo rinnegando i loro principi, e con lo stesso voto hanno sostanzialmente detto che condividono tutte le politiche dell'immigrazione di Salvini, e questi erano gli stessi che qualche anno fa candidarono Gino Strada al Quirinale, oppure Grillo scrive la prefazione al libro di Alex Zanotelli. Cioè, non si capisce più chi sono. Questo è il punto. Allora, un attimo, no, ve lo aspetto un attimo, Luca.